Oggi mettiamo a fattor comune la nostra esperienza perché dobbiamo insieme capire, ragionare su come dare una forma al decreto legislativo 50 del 2016 che ha portato l'elemento di innovazione in ambito del procurement e della pubblica amministrazione. Indubbiamente si tratta di un decreto che è ancora non in discussione, ma le procedure d'attuazione sono ancora molto in discussione. Quindi stiamo parlando di diversi aspetti, stiamo parlando di aspetti di rating dei fornitori, di metodologie per qualificare i fornitori, degli strumenti per farlo, quanto la digitalizzazione ha un ruolo importante all'interno di questo contesto. È un decreto che ha avuto moltissime modifiche, perché sono 200 articoli che sono stati modificati più di 400 volte, quindi questo fa capire quanta incertezza ancora ci sia all'interno di questo ambito. Però sicuramente il modello verso cui bisogna evolvere, il modello del rating, il modello della digitalizzazione, il modello della condivisione dell'esperienza di chi opera all'interno della pubblica amministrazione in modo tale che i fornitori possano essere qualificati, controllati, che si possano contenere i costi, le spese della pubblica amministrazione. E che si possa soprattutto fare uso di quello che oggi è la tecnologia as a service anche nell'ambito della pubblica amministrazione, un po' quello che si è iniziato a fare con l'indirizzo dato da Consip d'utilizzo del SPC Cloud.